mi è giunta voce di una cosa. Cosa? Surprise, motherfucker! Buongiorno miei cari e ben ritrovati qui su Pokémon Snakewood dopo mille anni. Perché sì. Scherzi a parte, scusate per l'assenza, ma ho avuto da fare. Ok? Bene. E siamo qui alla palestra di Esaù. È un grande muro al specchio. Pensa a qualcos'altro da dire. Già. Candyman, Hairyman, break it. Facciamo i vandali. Hai provato a distruggere lo specchio, ma il tuo pugno... No, aspetta. Ti è rimbalzato contro. E ti è tirato un pugno in faccia. Facendo cadere i denti. Hai ottenuto dei denti. Guida mette dei denti nell'item pocket. No, aspetta, no, la cosa. E se dicessi Hairyman? Hai detto le parole, ma non succede niente. Ok. Candyman, hai detto le parole. Vuoi provare ancora? Sì. 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 Wow, un grande uomo nero con un... No. Ma che cazzo? Catlerina, perché? Ok, sono andato a vedere sulla wiki di Snakewood e a quanto pare devo andare in questa casa, parlare con questa bambina, ottenere quel coso, poi andare a Porto Alghepoli, dove c'è uno chef, sì, uno chef, e comprare il Restew. Dobbiamo dargli, a quanto pare, il Restew. Hairyman. Dammelo. Penso sia il capo palestra. Si vede che ha giocato a Portal. Spiritomb. Ok, buongiorno. Bravo! Suka. Dannazione. Grazie. Devi affrontare le forze del male. Dobbiamo andare alla Sundance Rock a mezzanotte. Aspetta, dov'è la Sundance Rock? Esaù, scompare. Allora, per chi non lo sapesse, la Sundance Rock l'abbiamo incontrata all'episodio 4-5, non mi ricordo. È al posto del grottino solare. Avete presente? Dobbiamo andare adesso a Blue Ruby. Dovremmo avere tutte le medaglie. Non è vero niente, manca la quarta. Allora, dobbiamo andare a Blue Ruvia. E... Allora, e entrare qua. Dimmi cosa dei repellenti, per favore. Shh, non fateci caso al Rage Candy Bar. Shh, non avete visto niente. Non ho i repellenti. Ce li avevo i repellenti prima. Bene, no, scherzone. Facciamo una cosa intelligibile. Buongiorno. Max Repel. Ok. Tanto siamo miliardari, chi se ne frega. E adesso voliamo a Dewford. Oh no, perché odio i Pokémon selvatici nelle grotte. Come gli Zubat nelle prime generazioni, no? Ogni passo te ne saltava fuori uno. Oddio mio. Oh, yay. Questa parte sarà da bestemmio. No, no, no! Dio santo. Ok, siamo ancora qui. Ecco così. Ce l'ho fatta! Beh, penso che questa sia la Sundance Rock. Esaù sembra non essere qua. Questo è quello che pensi? Esaù. Esatto, sono all'interno della Sundance Rock. Ma cosa? The world is stupid, the Deadly Seven are stupid, the zombies are stupid, you and you are stupid, Esaù. You're nothing but a commentary on the ridiculous nature of Esaù meeting with Jacob at time of the rest you. No, I'm dying. Kratum! Esaù? Oh, penso di averlo ucciso. Dannazione. Il Pokéfono sta squillando. Prof. Birby,
Yo! Bene, ha capito che abbiamo ucciso Esaù. E vai. Ecco, Blackthorn ci avvisa che dovremo andare a Baden-Baden, che sono al posto della Torre dei Cieli, visto che tempo fa è crollata. E praticamente al suo posto è stata creata una miniera dove estraevano tipo oro, argento, materiali preziosi, a quanto ho capito. Allora, adesso dobbiamo andare qui in questa zona, quindi. E lasciamo un Pokémon, uno spazio libero in squadra. Ve lo dico io. Anzi, prima facciamo una cosa. Mi servirà l'aiuto di tutti voi. Stiamo per affrontare qualcosa di brutto, penso. No, perché allora, nel museo di Lilikov, si chiama così Lilikov, no? In inglese, se non mi sbaglio. Sì, ok. C'è praticamente uno spazio bloccato da un. Caterina ha detto che c'era uno spazio bloccato da un blocco e per passare oltre ci vuole esplosione come mossa. Guarda caso, tumore a esplosione, quindi saltiamo questo dialogo a senza senso. Caterina, Cristo Dio, non faccio nemmeno io dialoghi così lunghi nelle mie hack. Porca di quella vacca. Allora, praticamente, donna d'argilla, tanto per cambiare, qua c'è un blocco che deve essere rimosso usando la mossa esplosione che ha tumore. E siamo tornati normali. Adesso salviamo. E andiamo, già. Quel tizio lì mi sembra molto familiare. Smettila di parlare turchese e ascolta il mio piano. Noi evadiremo in superficie. Camina, quante volte devo dirti che la superficie non è... Cavalcando una manda di talpe giganti, messe una sopra l'altra. Ma non ha alcun senso! Scapperemo stanotte! Cristo scavatore, smettila di interrompermi! Ok, dentro il museo c'è... Ma quello è Rayman. Allora, facciamo una cosa intelligevole, salviamo. Dovrebbe essere tipo drago ghiaccio, adesso non mi ricordo molto bene. Comunque mettiamo giù un tank difensivo. Buongiorno! Eccolo! Ok, Luca Zamon. Vai, procione! Shadow Swipe. Ho tolto un po' troppo, in effetti. Facciamo una cosa intelligente. Lui ha mosse ghiaccio e drago, solamente che drago danza gli aumenta solamente le mosse fisiche. Già. L'hanno fatto così a caso, alla fine, eh. Ok, adesso. Per sicurezza. Succate. Safe state. Ok, adesso cominciamo. Vai! Così. Dai, c'è vita rossa! Sì! Luca Zamon è stato aggiunto al Pokédex. Luca Zamon is the embodiment of destruction, sleep in deep cave. Ah. Rage release spell, ok. Vuoi dare un nickname a Luca Zamon? Sì. E ti chiamo Kushi. Che vi aspettavate? Yay! Ho i Pokémon danneggiati? No, perfetto. Ehi! Hey! Hai distrutto quel mostro, eh? Questo dimostra il tuo spirito combattivo. Che vuoi, uomo strano dai vestiti... strani? Oh, non sai come mi chiamo? Chi pensi che sia? Io ti mostrerò chi sono. Ok. No, ma che... Kamina, sei tu? The Manly Hero. The Manly Hero senza... Katherine, che cazzo hai fatto? Ok, un Kamina a livello 100. Firepump. What? Ti prego resisti? Sì! Sì! Vai, 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 vai. Sì, cazzo! Suka!
Bravo tumore, mi servi sempre. Hai sconfitto the manly hero. Amazing. You can be an honorary member of the team, Daigur. Sì, cazzo! Voglio anch'io un mio robottone, però, eh. Ti prego, vattene. Manliness Warp!